Raga, io non ci posso credere. Non ci posso credere. E peraltro, io sono il signore. Adesso video della partita di Parma-Milan, in cui è finita 1-1 con la pareggio delle squadre. Ragazzi, nel primo tempo abbiamo visto che ho visto che ci è molto combattuta, in cui Parma ha sbagliato molte estimazioni e Milan ha provato i tiri, ma il decisivo tutti. Il Parma ha visto anche il gol di tiravolo di Gervinho, che ha tirato troppo forte e quindi non ha potuto segnare il gol del 1-0. E questo poteva farsi, deve essere anche il 2-1 o 2-2, non sto raga, credo. E quindi il Parma non si è proprio dato in vantaggio. Poi Milan, ma le alcune azioni, quindi poteva fare molto meglio. Poi il calcio d'angolo, in cui ho tiravolo, e Kuzcan non ha sbagliato anche il calcio d'angolo, che quindi Kuzcan non ha sbagliato. Poi ragazzi, poi ho segnato del Milan, Sam Castiglieco, che è a posto di Conti, che Gattuso aveva sostituito, e quindi ha segnato Castiglieco, che ha portato in vantaggio il Milan. Poi, dopo un po', alla fine della partita, all'87esimo, ha segnato il capitano del Parma, Bruno Alves, che si è portato alla parità. Quindi raga, adesso il Milan si porta un punto e quindi la Roma dovrà giocare stasera contro l'Inter per decidere che tornare di nuovo in zona Champions. E il Milan tornerà, se in caso vincerà Roma, torna in Europa League, in cui raga riprova la Roma. Poi dipende tutto dall'Inter, che dovrà fermare la Roma, in cui vorrà veramente tornare al quarto posto, e quindi la gara all'Inter farà di tutto per rimanere al Champions. Poi ragazzi, il Parma adesso anche lui ci porta un punto che non basterà per la classifica del Parma, perché si è mezzo ingoiato in classifica, mi pare che sta con Girmo, ma dovrà salvarsi dal Cagliari, ma dovrà molto stare attento al Cagliari, che in questo periodo della stagione sta andando molto bene il Cagliari. E quindi dovrebbero giocare le tre col Frosinone, in cui si deciderà che posto esatto in cui andare in campo. E ragazzi, quindi per i uomini Gattuso, che questo pareggio non ci stava, però non giocare molto meglio e non sono potuto sfruttare le occasioni. E quindi in Parma per me se la meritava, perché aveva tutte queste occasioni che poi ha sbagliato, uno come sempre Gervinho, che ha mandato un gol tiro a volo che era troppo, se faceva un pochettino, ma un po' meno forte, la possibilità c'era. E perché Donnarumma era occupato a parare il tiro, l'altro giocatore del Parma, e lui doveva per forza tirare, doveva tirare un pochettino più ampio. E quindi raga, da Luca è tutto, come sempre ci vediamo alle 3 con le altre partite, che so che sono tantissime, quindi raga. E farò del mio meglio per caricarvele, quindi non è tutto. Ciao.